Ho sentito degli spari di sopra mentre mi cambiavo e quello che è successo è questo. Che cazzo hai fatto? Guardala, guardala che va minacciosa. Va a minacciarla. Deve averci provato col suo uomo, sicuramente. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Centro 2, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che abbiamo fatto un favore, diciamo involontario, alla Ultor. Beh, ora è il momento di ricambiare il favore indesiderato. Ed eccoci di nuovo tornati qui. Vai macchinina, vola, guardala, guardala che va via da sola. Ora è una macchina libera lei. Non ha più bisogno di un padrone. Addio! Torniamo invece ai nostri affari. E una vita migliore. Missione finale! Non me lo ricordavo. Pensavo ne mancasse ancora almeno una io. Ero convintissimo. Oh yeah. Just make sure I get the focal. Signor Vogel, signor Vogel! As most of you know, the Ultor board of directors were assassinated the other night, and while we at Ultor would like to take the time to mourn their passing, sadly, that's a luxury we don't have. The corporate office has named me chairman, and I wanted to personally let you all know, not only will business continue as usual, oh, qualcuno sta guardando Johnny, eh? Monica Hughes has graciously greenlit a project that's very dear to us at Ultor. Guardalo, guardalo! In the coming days. Aiuto! Mr. Boy, come with us. Una madonna! Ma dai, come hai fatto a mancarlo? Dai, la schiena era! Aia, che dolore alla testa! No, io sono un cameraman! Non mi uccidere, per favore! Su, 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 in macchina, in macchina! Via! Sparagli! Spara le ruote, forza! Bastardi! Dov'è? Non lo vedo! Bastardi! Preso! Ma non ho capito cosa devo fare. Devo ancora inseguirlo? Vabbè, io continuo a sparare. Aiuto, fermo. Non ho capito se devo continuare a sparare o meno io. In teoria credo di no. In teoria credo che qua dovessi solo inseguirlo. Rispondiamo al telefono. Non ancora. Certo che c'è un modo, c'è sempre un modo, ricordatelo. Vieni qui. Stardo. Tu, sali con me sull'elicottero, forza. Dai, 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 dai. Bravissimo. Dov'è? Bastardo. Dov'è? Ah, è di qua. Sta girando attorno lo stronzo, eh. Ma due colpi mi ha tirato, ma dai. Neanche il tempo di essere salito. Neanche il tempo. Eccolo, stavolta ti ho visto. Stavolta ti ho visto, basta. Ma dai, ma non è possibile che gli elicotteri c'hanno l'aimbot, eh. C'hanno l'aimbot, non è possibile neanche alzarsi. Porca... Non è possibile, non è possibile che io devo ancora alzare e lui già ha sparato un missile. Dai, eccolo lì.
Preso. E che cacchio. Ora, il resto della missione è... spara all'edificio, abbassagli le difese. Perfetto, una stazione distrutta. Ora giriamo di nuovo dall'altro lato e gli distruggiamo un'altra finestra. Eccola là. Presa. Mi hanno mandato un elicottero, c'era scritto, ma io non lo vedo. Eccolo. Preso, perfetto. Però non possiamo prendere un altro colpo. Non possiamo prenderci un altro colpo, sto cacchio di elicottero esplode. Che tra l'altro è in... Madonna mia, ste cose mi fanno incazzare nei giochi. Ste cose mi fanno veramente incazzare. E dai, non è possibile che continuiamo a mancarlo. Preso. Un altro elicottero mi hanno mandato, c'era scritto. Benissimo. Aspetta allora. Cos'è? Che sta facendo? Che sta facendo il mio missile? Niente, un elicottero da sotto ti prende. Va bene. Puoi resistere a due colpi di missile e te ne lanciano uno subito appena neanche parti. Prendiamo lanciarazzi noi, a sto giro. Entriamo un attimo. Usciamo subito. Dai. Preso. Fottiti. E il nostro elicottero è già almeno al sicuro ora. Almeno un colpo l'abbiamo già evitato. Che è sto rumore terribile ora? E una finestra è andata. Ti hanno già mandato un elicottero, ma pensa, pensa un po'. Ed è già qua, è già lì. No, non la voglio la radio. Preso. Bastardo. Allora, distruggiamo la finestra. Ecco fatto. E io aspetterei che arrivi un altro elicottero lì all'eliporto a sto punto, ti giuro. Ti giuro che aspetterei. Altra... no, dai, scusami, quella l'ho presa. Non dire bugie. Quella l'avevamo non presa di più. Ecco fatto, un'altra è andata. L'elicottero da dove arriva a sto giro? Eccolo. Non me ne frega niente stavolta. È la volta buona. Ecco, preso. Distrutta anche l'ultima finestra. E a sto giro ce l'abbiamo fatta, sicuro, eh. Sto giro non possiamo aver fallito. Dov'è che dobbiamo entrare? Ecco fatto. Che tutto era il primo elicottero che ti fotteva, perché ti faceva subito danno all'elicottero e prendermi un colpo di più e basta. Era quello che ti fregava. A che eroe che siamo. Bella idea di merda. Bella idea del cazzo, Chuck. È la sorpresa di essere riusciti ad arrivare qua, secondo me, alla fine. Allora, dobbiamo uccidere Vogel. Dove sei, stronzo? Keep your eyes open. Datemi tutte le munizioni che avete. Che ne ho bisogno per il mio minigun. Che Vogel, porca di quella miseria. Spacco la faccia ora appena ti prendo. Aspetta che devo ricaricare. Porca tro... ecco fatto, nella schiena, direttamente. All right, let's not be too hasty here. You're upset, you're frustrated, and you've got a gun, which you know I'd really like it if you would put that away. You should have thought of that before you sent a team to wipe out my gang. I tried telling the board that going after the Saints was a big mistake. They should have listened to you. Believe me, right now I am agreeing with you 100%. But you have to look at the positives. You're alive. They're dead. And you have the Saints number one fan running. Sì, proprio. Questa comunque è una delle scene più belle in assoluto di tutti i giochi di Saints Row.
è una delle più belle. A parte che si sarebbe dovuto spappolare direttamente lì e basta, cioè, senza neanche tutto sto ragdoll. Con quel sorrisetto. So, quella è la canzone di Centro 3, non del 2, però ci stava bene. Siamo noi, siamo noi! We missed it, told ya. Now pay up. Ma dai! Where you guys? Traffic. What? He's not joking. The roads have been blocked off. Eh beh, certo. You see Gat out there? Oh, he's fine. He's still out there killing cops. Figures. What is it? It's done. Time to pull out of there. You sure? Get the fuck off of me! I mean, I'm not running out of ammo. Eh beh, certo, come no. I'm sure. See you back home. Later. A dopo. Who you calling now? Our ride. Ah, il nostro amicone, quello lì della droga. Com'è che si chiamava? Ah, non mi ricordo. L'abbiamo visto nella missione di Shondi, ma non mi ricordo. Ma dai. A parte che quello è un sigaro. Welcome aboard. Che si fa? Ehi, ci vediamo a casa. So what do we do now? Quello che vogliamo. This is our city. We do whatever the fuck we want. Sai che il gioco poteva benissimo finire qui. Cioè, se entro 1 e 2 potevano essere completati con questo, secondo me. Però è bello che la serie sia continuata alla fine. E beh, ci potremmo salutare benissimo qua, e lo sapete. La serie in teoria è finita. Ma manca ancora qualcosina. Mancano ancora dei piccoli dettagli. 50.000 dollari, la madonna. Elicottero d'attacco, perfetto. E altre missioni disponibili, certo, come no. Manca ancora qualcosina. Vedete che noi abbiamo questo indicatore di una missione. Benissimo, questa missione si sblocca automaticamente con i DLC. Ma in teoria c'è un piccolo passaggio da fare in questo luogo. Noi ci vediamo la prossima puntata e vediamo se questo luogo è ancora accessibile. Quindi, signori, io vi ringrazio per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti! Manca poco se entro 3.